E sono Pazzox e ben ritrovati su come completare la settimana numero 4. Una settimana molto molto semplice e come al solito alla velocità della luce. Quindi insieme vedremo sempre le sfide più importanti e quelle più ricercate. Ma ricordate di supportare questo creatore per ricevere ogni settimana il video su come completarlo e soprattutto nell'avere tantissimi altri video di qualità. Che dire, niente intro, niente di niente e iniziamo subito. Le prime sfide sono molto semplici, che riguarda le fasi: atterra rifugio ritirato, infliggi danni a un avversario, eliminazioni armi leggendarie. Quindi sono molto molto semplici e si possono completare tranquillamente in rissa squadre. Ma ed ecco la sfida più importante: danzare all'interno di un pomodoro olografico, che lo possiamo trovare in questo punto preciso della mappa a Mega Mall. Anche se non vedete il pomodoro o l'hamburger o il fagottino gigante, non vi preoccupate, basta che andate all'altezza giusta e conterà la sfida. Qui invece possiamo trovare il nostro caro manzo a neonclinata e poi danzare sulla testa di un fagottino gigante che a volte non appare, non si sa il perché. Ma non vi resta che fare qualche piccola scala e vi conterà la sfida. Poi abbiamo la sfida distruggi un trasportatore di bottino in partite diverse. Si riferisce ai cari droni che dobbiamo distruggere. Tutto qui. E poi abbiamo la sfida di visitare diversi luoghi indicati in una partita singola. Beh, non vi basterà che andare in rissa squadre e visitare a Prodo, Neonclinata, Borgo, tutto in una partita singola. Molto molto easy. E poi abbiamo i due nuovissimi Fortbyte da sbloccare. Uno che ci chiede di andare in una stanza arcade e si riferisce in questo punto preciso della mappa, mentre l'altro Fortbyte è il Fortbyte segreto che lo si sbloccherà tranquillamente una volta finito la settimana numero 4. Quindi niente stella segreta. Che dire pazzoidi, ricordate di supportare questo pazzoide all'interno di un supporto creatore codice Pazzox. E che dire, noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.